Colpo di scena nel programma Belve, Ether Parisi è stata fermata proprio mentre stava registrando dai carabinieri ai danni di Lucio Presta per un risarcimento. Ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. Finite le registrazioni ufficiali dell'intervista a Belve, come detto, Ether Parisi è stata sorpresa dall'ufficiale giudiziario per pignoramento a persona fisica. Dalle parole nel tweet di Lucio Presta, che scrive: lui mi è toccato fare ciò che non avrei mai voluto fare, sembra essere stato proprio l'ex agente della Showgirl a fornire l'indicazione ai carabinieri di dove si trovava in quel preciso momento Ether Parisi, che avrebbe così dovuto saldare immediatamente danni e spese della causa per diffamazione portata avanti per anni dalla famiglia Presta. L'ultimo episodio di questa diatriba senza fine risaliva a giugno dello scorso anno, quando Lucio Presta accusò per l'ennesima volta Ether Parisi, che era in vacanza ad Hong Kong, di scappare continuatamente e di non rispettare le sentenze a suo carico. Giovedì così invece l'agente è riuscito a sorprendere la sua ex assistita scrivendo questo così sui social: questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara Ether Parisi, anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla magistratura, e chissà che altre figuracce rimedierai, vedremo le tue interviste, medita Ether, medita. Salve modifiche dell'ultimo minuto, ragazzi, l'intervista di Ether Parisi al web dovrebbe andare in onda proprio oggi e vediamo nei dettagli che cosa accadrà. Sicuramente l'intrusione dei carabinieri verrà cancellata. Dimmi tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.